Ciao a tutti ragazzi, io sono Fore e benvenuti in questo nuovo video. Allora ragazzi, non l'ho detto Ho davvero. ricevuto le carte stamattina. Mi hanno scelta per lavorare all'esterno. Sì, ma fatemi fare rinto, Ah, per favore. che schifo. Dell'esterno dovrebbero occuparsene i soldati. Già. Io lo farò presente. Allora ragazzi, nello scorso episodio stavo dicendo prima che quei due stronzi mi fermassero, che nello scorso episodio abbiamo avuto una piccola, una grave perdita, cioè nostra figlia. Io non, cioè, me la sono persa un po' a male. Vabbè ragazzi, a parte le cose, diciamo, commoventi, andiamo avanti. Attenzione, i cittadini devono sempre portare con sé un documento di identità. L'obbedienza al personale cittadino è obbligatoria. Guarda, la fila per il cibo è ancora ferma. Non deve esserci molto da mangiare, di nuovo. Ciao. Fucking die. Che? Andiamo. Giù, a terra. Ok, diavolo. Ma quante guardie, ragazzi? Quante guardie? Mani sulla testa. Fallo. Scansionali. Ah, vedono se sono infetti o no. Ne ho una positiva. No! Ah, non sono infetta! Vieni No, là, la Joe. scansione è sbagliata! Vi Fallo! prego! Guarda avanti. Che cazzo è quella cosa, raga? Ok. Morto. È a terra. Porca troia! Porca troia! Consideratevi fortunati. È questo che accade a chi si nasconde in un edificio condannato. Chiamiamo la squadra di pulizia. Oh. Qui abbiamo finito. Servono due borse, più altre due per la scatola. Ok, gente, non c'è niente da vedere. Non fermatevi. No, no, io guardo sì, invece. Signore, non ci muoviamo. Stanno arrivando. Mi ribello. La prossima volta ti faccio saltare la testa, capito? Come ti sei permesso? Va bene, scusa, scusa. Non voglio finire come questo signore qui che si è ribellato. Vabbè ragazzi, a parte gli Pare che scherzi, ci andiamo siano avanti. sempre più infiltrati. Questo significa che la gente può uscire. Quante guardie? No, non so, guardi quelle là. Sì, guarda qui. Da che parte però? Che là. Li hanno linciati. L'intera squadra? Sì, da quello che ho sentito io, li hanno messi in fila per strada e li hanno fatti a pezzi, come rappresaglia. Se i vagabondi prenderanno il controllo qui, succederà anche a noi. Non succederà mai qui. Basta che uno di quei vagabondi mi guardi storto e gli faccio il culo. È la stessa cosa che pensavano nelle altre ZQ prima delle No, ehi Joel. È colpa di quelle cazzo di luci. Continuano a Ehi, ciao. espiare la popolazione. Hanno preso Non Marianne. risolveremo questa Che è successo? L'hanno presa nel bel mezzo della notte. Hanno detto che era una luce. Chi ci crede? Non si parla delle luci ad alta voce. Non vorrei che ti senta la gente sbagliata. Sì, hai ragione. Bra. Io tipo ragazzi, io esploro tutto quanto, Ho ragazzi. recuperato dei nuovi documenti. Non avremo problemi adesso. Basta restare calmi. Bene, lo seguite pure. Frederico, qui. Cosa fate? Ho un giorno libero. Visita un amico. Bene, passate pure. Grazie. Indietro dai, andiamo, dai. Prendi così wow. L1 buonissimo per scappare, diciamo. Attenzione, il punto di controllo 5 è chiuso fino a nuova comunicazione. Tutti i civili devono liberare l'area circostante immediatamente. Tanti saluti alla strada facile. Vabbè, ricucciti, ok? Grazie. Allora, kit medico. Equipaggio al kit di soccorso con la levetta direzionale su, poi tieni premuto R2 per usarlo. Ok. Non è complicato. Ok. Chiuderanno tutti i punti di controllo.
Dovremmo passare da fuori. Andare oltre il muro? Oppure potremmo lasciare andare a loro. Come no? Ehi, Tess, vedi quella roba? Ero lì. Com'è il tunnel a est? Libero. Vengo da lì. Nessuna pattuglia. Ehi, dove vai? A trovare Robert. Anche tu? Qualcun altro lo cerca? Marlene. Chiedeva di lui in giro. Lo cercava. Marlene? Cosa vogliono le luci da Robert? Pensi che me l'abbia detto? Beh, tu cosa ne hai? La verità, non ho idea di dove si nasconda. Bravo ragazzo. Stai lontano dai guai. Presto arriverà l'esercito in forze. Ok, ci vediamo. Ragazzi, lui ha la voce di Max di Benedetto. La voce di Yugi in Yu-Gi-Oh! Non mi piace. Sarà meglio che lo troviamo prima delle luci. Diciamo che io seguo molti anime, quindi famosi, diciamo come Yu-Gi-Oh!, One Piece, Dragon Ball. Eccoci qua. Tutti quelli famosi. Che ragazzi, pure. Ragazzi, come va? Là fuori va sempre peggio. Qui come siamo messi? Tutto tranquillo. Nessuna traccia di soldati o infetti. Quello che volevo sentire. Joel, aiutami qui. Sì, scusa. Ah, ok, faccio anch'io. Perfetto. Attenzione là fuori. No, li facciamo ammazzare. Ah, Cristo, questo posto puzza. Devono fare attenzione a cosa buttano qua sotto. Cioè, non vedo nulla. Ok, ora sì. Non vedo niente, nulla, vabbè. Ok, posso correre finalmente. Ok. Vai. I nostri zaini sono rimasti qui. Buono, buono. Ah, pistole. Le munizioni scarseggiano. Beh, usiamole bene. Ragazzi, sarebbe fantastico L2, perfetto. Per ricaricare, perfetto. Bene, Texas. Sollevami. Come? In senso positivo? Sei okay. Pronto? Sì, signora. Ci ho messo un po' a capire, ma come faccio a sollevarti? Ora come? Dai! Che? Come? Ah, grazie. Bastava soltanto tenere X come per saltare, ok. Fa attenzione. Come sempre. È una domanda trabocchetto. Così sembra. Dove siamo? Era da un po' che non venivo qui. Sembra un appuntamento. Beh, sono un tipo romantico. Già, a modo tuo. Sì, pure io sono un tipo romantico, non è che... Allora, ragazzi, io stavo dicendo come si fa a correre. Ok, mi ero già dimenticato. Dov'è la scala? Non lo so. Deve essere qui in zona. L'ho vista. Ho visto tipo delle righe, quindi è normale che fosse... Trovata! Qui. Portala qui. Stavo dicendo, ragazzi, sarebbe fantastico se ci fosse la voce anche di... Posizioniamo... Non è complicato questo gioco, Prima le signore. Signora, mi confondi con un'altra persona. Si fa per dire. Già. Di qua. Corro. La voce di Emanuela Pacotto. Ragazzi, se non sapete a chi mi sto riferendo, trovatela su YouTube. Ah, tipo, vabbè, ve lo dico io, praticamente... Che? Okay. Raccogli dei ingranaggi, pezzi con cui potenziare le tue armi. Wow, prendiamoli tutti quanti allora. Allora ragazzi, praticamente... Cos'è quella cosa che brilla lassù? Praticamente ragazzi, è la voce che ha fatto, che ne so, One Piece di Nami.
torcia. Vabbè, prima vediamo la piastrina. La piastrina. Una piastrina indossata dal membro della milizia delle luci. Buon, 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 buon. E questa è la torcia. Non mi serve al momento, quindi. Giù di qua. Infatti, Emanuela Pacotto ha dato la sua voce. Sarà meglio per lui che le abbia. Una volta ripresa la mercanzia sarà facile da scaricare. A proposito, quando arriva il prossimo carico? Beh, incontreremo Billy il mese prossimo e si spera avremo altre pillole e munizioni. Sì, arriva sempre con qualcosa. Dovrebbe tenerci occupati per un po'. Stavo dicendo, ragazzi, che sicuramente Emanuele Pacotto ha dato molte voci a molti cartoni. Però l'unico che mi ricordo è One Piece Nami. Quindi non è particolarmente. Spore. Ti ho visto ferma, quindi pensavo che. Spore, eh? Da dove diavolo arrivano? L'ultima volta questo posto era vuoto. Vengono da qualche parte. Fa attenzione. Cerchio per accovacciarti o alzarti in piedi. Perfetto. Ecco il colpevole. Chi è? Miseria. Il corpo non è qui da molto. Meglio tenere occhi e orecchie aperti. Già, anche questo non è da molto qui, eh. Dovremmo passare da qui. Merda. Sembra tutto di ammazzare. Sì. Il soffitto sta cadendo a pezzi, attenzione. Da questa parte. Ok. Piano. Cristo, occhio, occhio. Aiuto. Ho la maschera rotta. Non lasciate che mi trasformi. Vabbè, la pistola. Ti prego. Che vuoi fare? Guarda che è la tua. Guarda che è la tua pistola. Guardalo, figlio di. Che vuoi fare? Vado a sparargli. Ok, ragazzi, proviamo con la. Ok. Perdonami, ma devo farlo. Headshot. Andiamo. Parte, da che parte? Vediamo da tutte le parti, dai. Vabbè, proprio di qua. Non, ho sbagliato, forse? Sì. Più avanti. Che? Ma cosa? Tieni premuto R1 per intensificare il dito di Joel? Ok? Oh Gesù. Che sono ste cose? Come si passa? Per me per sicurezza togliere. Piano. Afferra. Strangola. Ok. Piano, ragazzi. Non voglio guardare. Ok, guardo. Mica paura. Vabbè, fatti gli scherzi, andiamo avanti. Ma se apro la porta non faccio casino. Ah, ok, fa lentamente, wow. Oh, munizioni, ragazzi, ho fatto benissimo a venire di qua, eh. Cerchiamo di fare tutto modo cauto. Cos'è quella cosa? Non so, al massimo, non so cos'è. Ma quanto fate schifo. Si mangia con la bocca chiusa comunque, eh. Non è che. Ragazzi, piano. Porca miseria. Siamo al secondo piano.
Ok, forse è meglio continuare così. A tenermi col covacciato così, perché altrimenti qua non si potrebbe sopravvivere. Al massimo. Cos'è questo? Biglietto di un bordello. Ok. No, ho sbagliato. Cos'è questo? Una mappa della zona di quarantena di Boston. Buono. Allora. Vabbè. Si sono ammalati provando ad entrare nella zona. Sì. Per quanto tutti se ne lamentino, ci sono un sacco di poveracci che vorrebbero poter vivere all'interno. Sì. Da una parte hai ragione. Ragazzi, piano, eh. Perfetto. Bene, non ce ne sono altri. Ah, grazie. Speriamo. Quindi torniamo in città. Sì, la scelta della dello stealth, diciamo così. Un po' d'aria fresca. Sì. Come si fa? Di qua. Ah, fai tu? Potevo farlo pure io, eh. Copri l'entrata. Ci penso io. Ok, ragazzi, siamo in un nuovo posto. Sembra distrutto, tutto distrutto, ragazzi, eh. Vabbè, corriamo perché altrimenti qua. Sì. Solo che non me l'hai fatto vedere prima perché ci ho perso tipo tanto tempo. Merda. Meno male che c'è. È caduta. Oh merda. Che si fa? Sei gentile, fai tu. La prendo io. D'accordo, come però, come? Ah, di là posso scendere. Mi sono dimenticato cosa dovevo dire prima, non fa niente. Ok. Qui, prendila. Passamela. Ah, ok. Perfetto. È pesante. Credo di potercela fare. Spero. Ok. Sì. Ce l'hai fatta. Ma come si esce? Sono in un buco, Tess. Aiutami. C'è un cazzo. Affanculo, ci ho perso un sacco di tempo qui. Ma non è che c'è l'aiuto del taglio. Sali, culo pesante, muoviti. Scusa. Sei autoritaria. C'è la magia che posso fare i tagli. Cioè non è una magia ma è un effetto. Ah, ok. Si scende. Controlliamo che non ci siano soldati in giro. Io controllo dietro. Via libera, andiamo. Mm. D'accordo ragazzi, andiamo avanti finché non troviamo un modo per parlare. Non c'è nulla. Dopo non c'è nulla. Chiudi. Adesso non dare ordini. So quel che faccio. Andiamo avanti. Prendi le munizioni. Ci Dove? Serviranno. Qui. Interessante. Ragazzi, comunque io dico che la parte la termino qui. Ehi, piccoletto. Sì, non spoilerare niente nel prossimo episodio. Ok ragazzi, io la parte la termino qui. Questa è stata quella, diciamo, che abbiamo incontrato i primi infetti. E abbiamo visto come si cibano. Diciamo, sangue dappertutto, ma non fa niente. Abbiamo utilizzato uno sparo, quindi abbiamo capito come si spara. Se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, secondo un commento, iscrivetevi al canale. Forem vi ringrazia e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.